Oggi prepariamo insieme una bavarese, yogurt e panna al limone con le fragole. Spettacolare e super facile. In realtà non la potremmo proprio chiamare bavarese perché non ha la base di crema inglese. È ancora più semplice. Adesso sigla e la facciamo insieme. Fare in modo che i fogli di colla di pesce si idratino per bene in modo omogeneo è importante separarli quando li mettiamo a bagno, altrimenti rischiamo che rimangano delle parti non idratate e poi se non si idrata bene non si scioglie bene. Lasciamo così un attimo, intanto prepariamo la bavarese. Mi raccomando che la panna sia ben fredda di frigorifero perché altrimenti fate fatica a montare. Quando abbiamo amalgamato perfettamente lo yogurt con la panna, andiamo a scaldare il latte aromatizzato al limone. Se l'abbiamo, aggiungiamo al latte l'estratto di limone. Vi lascio il video a fine di questo per farlo in casa in modo semplicissimo e per aromatizzare tutti i dolci che volete. E poi la scorza di un limone non trattato. Può essere limone, ma ovviamente può essere anche lime. Oppure, se volete fare questo tipo di dolce da accompagnare con un altro tipo di frutto, può essere anche arancia, può essere vaniglia anziché il limone, può essere quello che volete. Mi viene anche in mente, visto che ho appena fatto il video dedicato alle rose in cucina, potete addizionare anche un cucchiaio di acqua di rose edibile naturalmente. Dobbiamo sul fuoco solo farlo un po' scaldare per buttare fuori gli oli essenziali del limone e per renderlo abbastanza tiepidino in modo che poi la colla di pesce vi si possa sciogliere senza difficoltà. Dobbiamo appena scaldarlo, non portarlo a bollore. La nostra colla di pesce vedete che si è già abbondantemente ammorbidita, la tiriamo su, la strizziamo e la mettiamo nel pentolino. Mescoliamo bene fino a che completamente non è sciolta, perché se rimangono dei pezzetti non sciolti dopo non viene un lavoro perfetto. Andiamo a versare subito, appena abbiamo fatto sciogliere, insieme al composto di panna e yogurt e andiamo a mescolare naturalmente, perché la colla di pesce si deve distribuire in modo omogeneo. Non lo facciamo con una frusta questo lavoro per il semplice fatto che altrimenti andiamo a sciogliere completamente il lavoro di montatura della panna, che invece un po' deve rimanere perché darà poi quella consistenza spumosa e golosa alla nostra bavarese. E siamo pronti per andare a distribuire nello stampo, che può essere uno stampo unico oppure io ho preso questi stampini che sarebbero di un pandoro, ma almeno così li riutilizzo. Per facilità di trasporto metto tutti gli stampini in un vassoietto in modo da poterli muovere all'interno del frigorifero senza difficoltà. Devono ovviamente stare pari perché altrimenti il giochino è finito. E sopra mettiamo della pellicola alimentare in modo che in frigorifero non prendano odori che non sono graditi. A questo punto andiamo in frigorifero per almeno 12 ore. Trascorso il tempo in frigorifero, le bavaresi saranno belle sode, ma per sformarle è importante immergerle qualche secondo nell'acqua bollente, 1, 2, 3, poi le preleviamo, le giriamo sul piattino e completiamo con la frutta a noi preferita. Il video è finito, grazie per averlo guardato e ti ricordo che su questo canale ci sono due contenuti a settimana. Ciao!